Signore e signori, buongiorno. Ed ora la settima puntata di Intrighe e Passioni 4. Ricordatevi che potete vederci anche su YouTube. Tra tutti quelli che condivideranno la puntata, questa settimana ci sarà in palio il nuovo portachiavi. Quindi condividete. 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 Ciao. Ciao. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Chi non muore si rivede! Hai visto? Ma sei qui da solo o sei accompagnato da qualche mia amica? Ma mi sembra di essere da solo, se non ultimamente ti stai facendo tutte le mie amiche. Quindi hai qualche problema? Accomodati! Per forza, cosa sono venuto a fare a guardare a te, che bello! Senti, non ho molto tempo da perdere. Stringiamo e dimmi quello che mi devi dire, perché tra 5 minuti arriva Caroline. La mia amica Carola. La conosci? Ricordati, cara, che tu il tempo per me ce l'avrai sempre. Non ti inventare la scusa che arriva la tua amica Carola. Ma poi chi Carola in quella corrige? Ma quanta presunzione, non sei cambiato per niente. Ma chi ti dà il diritto di pensare che appena tu schiocchi le dita, io ci sono? Non c'è più Elisabetta di una volta. È finita, scordatelo! Ricordati che io la di presunzione ne ho da vendere. E non fare quella che dice non sono più lei Elizabeth Preston quando mi chiama alle 3 del mattino con l'anonimo che piangi. E non dirmi che non sei tu. Ricordatelo. Io sono sempre io. Sei tu che fai la finta con le tue amiche Caroline, Mandy, Sydney. Le chiamate anonime. E questa mia nuova. Sydney, chi è? L'ennesima sgualdrina che ti sei fatta l'altra sera? Questa mia nuova. Cosa ti sei fumato stasera? Non mi sono fumato niente, sei tu che non vuoi ammettere la realtà. Infatti. Senti, la nuova mansarda non mi interessa vederla, abbi pazienza. Strano, perché le tue amiche l'hanno vista tutte. Tanto ci perdi tu. Comunque ti aspetto. Oh, ma guarda chi si vede. Guarda la tua cara amica è là. Mark, che ci fai qua? Stavo salutando la tua amica. Ah, sì. Ti sta aspettando per l'uncinetto. Per l'uncinetto? Ma accomodati pure. Che dici? Vai, vai. I ferri sono Ciao. Pronti. Addio. Vai via? Sì. Per poco però, ricordatelo. Elisabetta, tutto a posto? Ma Mark è sempre il solito strafottente, non cambia mai. Come stai? Ma cosa c'hai? Stai piangendo ancora per lui? Ma non ne vale la pena per quell'uomo là. Io non capisco, ma quando vedo quest'uomo tutte le barriere che ho costruito in questi ultimi mesi crollano. Elisabetta, ci sono io. Mi raccomando, non farti influenzare da quel pagliaccio lì, sii forte. Sì, vabbè, cambiamo discorso, va? Voglia di bere. Ma la Rachel, a proposito, dopo lo champagnino, che fine ha fatto? Sai com'è la Rachel, no? Un po' sbarazzina. Lei è uno spirito libero. Ma io in questo momento sono preoccupata di un'altra cosa. Eccomi. Ero certo di trovarvi qui. Oh, Steve, ciao, che mamma. Ci fai qua? Ma avete sentito il dottor Collins? Cos'è successo? È stato ricoverato al General Hospital. A quanto pare è stato morso da una serpe. Ne sapete qualcosa voi? Caroline, ma non ne sai proprio niente tu? Elisabeth, te l'ho detto che mi sarei vendicata, no? Non ti ricordi? Ma cosa stai dicendo? Mamma, cosa stai dicendo? Vuoi dirmi che ci sei tu dietro questa storia? Steve, calmati.
Siediti, che ne parliamo. Io ti avevo supplicato di lasciarlo perdere. Perché hai voluto metterti nei casini? Ma forse tu ti sei dimenticato quello che mi ha fatto, eh? E questa volta all'ospedale l'ho mandato io. Vuol dire che tu c'entri qualcosa con la serpe? No, mamma, non posso crederci. Ma perché hai fatto una cosa del genere? Ti rendi conto di quello che rischi se ti beccano? Per lui poi non ne valeva la pena. Fidati. Ne valeva la pena. Ne valeva la pena. Tanta. Senti, non mi va di scherzare su questa cosa. Innanzitutto, dove cazzo hai trovato questo serpente? Basta, Steven. Quante domande. Fidati di me. Adesso sono stanca. Voglio andare a casa. Dai, andiamo a casa. Su. Andiamo a casa. Andiamo. Vieni anche tu? No, non posso. Ciao ragazzi, allora ci sentiamo domani, eh? E noi, Elisabeth, tu vieni con noi, dai. E vabbè. Grazie di tutto, dottoressa Brighton, grazie mille. Questa volta è stato fortunato, dottor Collins. Il serpente non era velenoso. È stato molto fortunato. Mi raccomando. Va bene. E ce l'ho questo per voi. Non so se ti serve, l'ho trovato. E questo che cosa? Vicino a te. Questo? Ti può servire. Ma mi ricorda anche qualcuno, lo sa. Questo? Ah, adesso mi spiego molte cose. Maledetta, maledetta, che tu sia maledetta! Un miraggio. Buonasera, ma eccoti. Invece di trovare me, sono io che ho trovato te. La mia Rachel, finalmente ti ho trovata. Vieni, vieni con me, vieni. Senti, devo darti una cosa. Sì? Sì. Questa è per te. Grazie. Vedi, c'è scritto buon compleanno perché oggi per me è nato il nostro amore. Non so che dire, sono imbarazzata. E non è ancora finita. Mi concedi un ballo? Non so ballare. Non ti preoccupare. Immagina che ci sia la musica, la più bella musica di questo mondo. E ora mi manca solo una cosa per realizzare il mio sogno. Cioè? Posare le mie labbra sulle tue due dolci petali di rosa. E cosa stai aspettando? Andy! Ciao! Ciao Luis! Come va? Amparo dopo non va. Che succede? Non ci capisco più niente. Come mai? Ha un brutto periodo. Beh, cosa è successo? Spiegami. Te lo devo proprio dire. Luis, io sto male perché il dottore mi sta minacciando. Minacciato? Minacciato in che senso? Cosa vuoi dire? Luis, non te lo posso dire adesso. Ho bisogno di un abbraccio. Volentieri. Vorrei aiutarti se posso. Dimmi tu, c'è qualcosa che posso fare? Luis, questa cosa la voglio risolvere da solo. L'importante è che tu ci sei per me. Sei sicura? Sì. Se hai bisogno, comunque ci sono. Ok. Mi abito qua. Vuoi salire un attimo? Ti offro un caffè, un ginseng, qualcosa.
Va bene, ok. Sei sempre un garantuomo. Però mi ci porti a casa dopo. Tu non c'è dubbio. Comunque tranquilla. Ti riporto a casa. Andiamo. Signora Smith! Oh mio Dio, chi è? Come sta, cara? Non sono un fantasma. Dottor Collins, ma lei non doveva essere in un altro posto? Le sarebbe piaciuto, vero? Intanto questo è suo, vero? Me lo ricordo bene in casa sua, questa cosa. Cosa vorrebbe dire? Cosa vuole dimostrare? Lo sa benissimo. Il giocattolino che c'era qua dentro non mi ha fatto niente. Niente mi ha fatto. Niente! Non so di che cosa sta parlando, mi spiace, ma io ho fretta. Fermati! Ti è andata male questa volta, mia cara Carole Smith. Ho la pelle molto più forte dei tuoi piccoli serpenti. Ricordatelo. Capito? Ricordatelo. Dottor Collins, questa volta l'ha passata liscia, ma io me le ricordo bene i miei giorni in ospedale. E con questo ho finito. Mi sono stancata. Buonanotte. Dov'è quel dottor Collins? No, Melanie, non è il momento. Non risponde sto bastardo. Ah, guarda, l'importante è che sia puntuale con la consegna dei miei soldi, se no la pagherà proprio cara. I soldi. Me ne stavo quasi dimenticando. Adesso come faccio? Come faccio? Devo eliminare anche lei. Devo eliminare anche lei.